inizieremo questo viaggio in Uzbekistan dalla capitale Tashkent. Visiteremo Samarkanda e Shahrisabz. Vedremo le fortezze della Khorasmia e le storiche città di Bukhara e Khiva. Ci sposteremo poi nel Karakalpakstan fino a raggiungere il mare di Aral. Principale nodo dei trasporti dell'Asia centrale, Tashkent, capitale dell'Uzbekistan, è lo scalo dove generalmente arrivano i voli internazionali. Costituisce quindi il primo vero approccio con questo paese affascinante che affonda le sue radici nella storia. Ci fermeremo in città un paio di giorni e porremo la nostra sistemazione nell'iconico Hotel Uzbekistan, uno dei più grandi alberghi del paese e classico esempio del brutalismo sovietico per la particolare foggia della sua facciata e della sua architettura. La capitale possiede una rete metropolitana piuttosto efficiente che oltretutto, come vedremo più avanti, costituisce di per sé una delle attrattive turistiche per l'originalità e la cura architettonica delle sue varie stazioni. La visita di Tashkent comincia dalla zona della cosiddetta città vecchia, dove ancora si possono vedere le antiche case in mattoni di fango. Un enorme edificio neo-timuride sta per essere completato nel mezzo della città vecchia. Si tratta del centro per la civiltà islamica. Esso è dominato da una grande cupola turchese e qui verranno ospitati una biblioteca, sale espositive con antichi manoscritti, reperti archeologici e altre opere d'arte islamica. A poca distanza, il Kasht Imam rappresenta il complesso religioso ufficiale più importante del paese. La moschea del venerdì Hazrat Imam funge da ingresso al complesso. Questa grande moschea realizzata nel 2007 imitando lo stile architettonico del XVI secolo è fiancheggiata da due minareti alti 54 metri. Decorazioni e soffitti in legno di sandalo dall'India, marmo dalla Turchia, una profusione di fini decorazioni e lamine d'oro che rivestono parte delle cupole interne, rendono elegante e spettacolare questa importante moschea. La vasta piazza retrostante ospita altri edifici religiosi. Quello che maggiormente colpisce lo sguardo è la madrassa Barok Khan che si trova alla fine della piazza. Questa madrassa risalente al XVI secolo venne costruita per gli studenti locali. La madrassa fu realizzata unendo due mausolei sormontati da due piccole cupole alle quali fu aggiunta una cupola centrale più grande. Completano il complesso la piccola moschea Tillia Sheikh, costruita nel 1890, e la madrassa Mui Mubarak, che custodisce il più antico Corano conosciuto. Lasciamo questa zona e con un taxi ci spostiamo di qualche chilometro per raggiungere il Bazar Chorsu. Questo è il principale bazar di Tashkent. Il mercato ha letteralmente invaso e circondato il grande edificio a cupola qui presente, e l'area è costellata da centinaia di bancarelle all'aperto e di negozi. Qui si trova davvero di tutto. Dal mercato dei fiori, a quello della verdura. Dai banchi della frutta a quelli della carne. Dalle spezie agli articoli per la casa. Se si visita Tashkent, non si può perdere questo bazar dove l'attività di acquirenti e venditori è vivace ed impressionante. All'interno dell'edificio a cupola, i prodotti freschi quali carne e latticini sono venduti al piano terra, mentre nella galleria superiore si trova la frutta secca e i dolci. In un'area si trovano le bancarelle dei vestiti dove è possibile acquistare o farsi fare su misura i tipici indumenti. Lasciato il bazar, con pochi passi si raggiunge la madrassa Kukerdash. Costruita nel XVI secolo, questa madrassa un tempo dominava il Registan di Tashkent, ossia la piazza pubblica più importante dell'antica città. Dopo un paio di secoli di attività, nel 1700 è stata utilizzata come caravanserraglio e nel secolo successivo come fortezza. Nel corso della sua storia, ha subito consistenti danni durante alcuni terremoti e dopo l'indipendenza dell'Uzbekistan dall'Unione Sovietica avvenuta nel 1991, è stata restaurata ed ora è di nuovo una madrassa attiva con studenti che ricevono un'istruzione islamica e vivono nelle sue stanze. A fianco della madrassa, in posizione un po' più elevata, si trova la Moschea del Venerdì.
Nel 1868 la costruzione fu gravemente danneggiata da un terremoto e due anni dopo venne restaurata con la partecipazione di ingegneri russi. Durante il periodo sovietico venne vietato il culto religioso e l'edificio fu occupato dalla sede di diverse organizzazioni governative ed enti statali. La struttura ormai pericolante è stata completamente ricostruita ed invece di un'unica cupola ne sono state realizzate tre. Oggi è un importante luogo di ritrovo e di preghiera per i musulmani di Tashkent. Riprendiamo la metropolitana e ci spostiamo in una zona situata appena a nord del centro. Nei pressi della fermata Bodomsor, a fianco di una trafficata arteria cittadina, si trova un'area verde che ospita un parco acquatico e un luna park con giochi per bambini dall'aspetto decisamente antidiluviano. Attraversato il parco si raggiunge uno dei simboli architettonici di Tashkent, la torre della televisione. La sua forma ricorda quella di un razzo appoggiato su una base tripode. Alta 375 metri, all'epoca era la terza torre della televisione più alta al mondo. Al suo interno, alcuni modelli riproducono varie torri televisive presenti in diverse città della Terra. Un ascensore porta alla piattaforma di osservazione a 95 metri e da qui si può godere il panorama e lo skyline della capitale. Al piano superiore si trova anche un ristorante con una piattaforma di rotazione che offre una vista a 360 gradi. Nel tardo pomeriggio raggiungiamo il Tashkent City Park e una vasta area verde di circa 18 ettari che è stata recentemente realizzata nell'ambito di un grande progetto di riqualificazione dei quartieri qui presenti. Con i suoi animali realizzati in erba sintetica e vegetazione in plastica, sembra lontanamente volersi ispirare al Miracle Garden di Dubai. Spazi culturali e ricreativi, piazze pubbliche, sentieri, aiuole e giardini, locali di tendenza e ristoranti ben curati, offrono l'occasione agli abitanti e ai turisti di venire a trascorrere qui una serata per sfuggire al caldo estivo della città. Il parco ospiterà anche la sede del planetario che sarà il primo realizzato in Uzbekistan. Vi sono diverse aree destinate a prato aperto che saranno utilizzate per festival e per eventi speciali. Una passerella pedonale attraversa lo specchio d'acqua realizzato al centro del parco e qui la sera va in scena uno spettacolo di suoni e luci con i giochi d'acqua delle fontane danzanti. Al termine della giornata, facciamo infine rientro in hotel. La mattina seguente cominciamo la visita della parte più moderna di Tashkent. Subito di fronte all'hotel Uzbekistan si apre la grande piazza Amir Temur. Su un lato si incontra un grande edificio in stile sovietico che ospita una sala da concerti ed il centro dei forum internazionali. Poco oltre, si trova la torre dell'orologio costruita dopo la Seconda Guerra Mondiale per ospitare l'orologio di una città della Prussia orientale assediata e distrutta dalle truppe sovietiche. Nel 2009 una replica della torre è stata costruita sull'altro lato della strada rispetto a quella originale. Il centro della piazza, occupato in gran parte da giardini, è dominato dalla statua equestre dedicata ad Amir Temur, conosciuto in Occidente con il nome di Tamerlano. Questo grande imperatore e condottiero della fine del XIV secolo è indiscutibilmente considerato l'eroe nazionale dell'Uzbekistan. In un altro angolo della piazza si trova il Museo della Dinastia Timuride, voluto dall'ex presidente Islom Karimov per celebrare l'eroe nazionale e i suoi eredi. Il museo spiega la storia di Tamerlano e della sua dinastia e mostra un gran numero di reperti e manufatti che tuttavia sono in gran parte delle copie degli originali. L'edificio, con la sua cupola turchese, è probabilmente il più kitsch di Tashkent. Proseguendo verso ovest si entra nel Parco Kashgar, un'ampia area verde pedonale con una bella fontana. Vi sono sempre allestite delle bancarelle dove è possibile acquistare cibo, e la zona è particolarmente affollata le sere d'estate quando le famiglie si ritrovano qui per cercare un po' di fresco.
All'estremità del parco si trova il palazzo del Granduca Nikolai Romanov, cugino dello zar Nicola II. Il Granduca fu esiliato dopo una serie di scandali e dopo aver presumibilmente rubato a sua madre 3 diamanti per darli ad una amante americana. Il palazzo è decorato con festoni e con statue che riproducono animali selvatici. A pochi passi si incontra l'edificio che ospita il Museo Nazionale dell'Uzbekistan. È uno degli esempi più interessanti di architettura sovietica di Tashkent, e nelle sue sezioni ospita il passato ed il presente del paese. Proseguendo la nostra passeggiata, raggiungiamo Mustaqillik Meydani, o Piazza dell'Indipendenza. 16 colonne bianche con capitelli reggono una struttura metallica coronata da figure di cicogne che hanno a lungo simboleggiato la pace e la tranquillità del paese. È la piazza più grande di Tashkent ed in totale occupa una superficie di quasi 12 ettari. In epoca sovietica questo enorme spazio veniva utilizzato per le parate militari ed altri eventi nazionali. Si trovava qui una grande statua di Lenin che dopo l'indipendenza dell'Uzbekistan è stata sostituita con un monumento che mostra una madre con un bambino sulle braccia e un globo sovrastante che rappresenta il posto dell'Uzbekistan nel mondo. Qui si trova anche il nuovo palazzo presidenziale. La stazione ferroviaria centrale di Tashkent, con la sua peculiare struttura, è il prototipo di tutte le stazioni che si incontrano nelle grandi città del paese raggiunte dalla linea transcaspiana realizzata in epoca sovietica. Riprendiamo la metro e raggiungiamo la stazione di Kosmonavtla. In una moderna zona commerciale della capitale si trova il Memoriale dei Cosmonauti. Questo monumento è stato inaugurato nel 1984 per celebrare persone e scienziati legati allo spazio. Trova qui posto il busto di un famoso cosmonauta nato in Uzbekistan. Si ritrova anche l'effigie di Ulugh Beg, nipote di Tamerlano. A poca distanza si incontra la cosiddetta Casa Bianca. Si tratta di un complesso commemorativo in onore di Islom Karimov, primo presidente dell'Uzbekistan indipendente che governò dal 1991 al 2016. Qui ha sede un museo che contribuisce a conservare il culto della personalità di questo ex presidente che ha portato il paese verso l'indipendenza e la modernità. Poche fermate di metropolitana e raggiungiamo il parco Alisher Navoi. Qui merita uno sguardo il Palazzo dell'Amicizia dei Popoli, una delle grandi opere dell'architettura brutalista sovietica di Tashkent. Noto anche come Palazzo delle Nazioni, questo edificio è stato inaugurato nel 1981 ed è dedicato a tutte le persone di diverse nazionalità che hanno contribuito a ricostruire Tashkent dopo il terremoto del 1966. Sulla piazza antistante il palazzo si trova il monumento dedicato ad una coppia uzbeka che adottò 15 bambini evacuati dalle zone sovietiche di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale. Tashkent ha una grande tradizione per il plov, simbolo della cucina uzbeka. È un piatto a base di riso, carne di montone o di manzo, carote gialle o rosse, cipolle e olio vegetale. Il Besh Kozon, ossia il Central Asia Plov Center, è il posto migliore e più caratteristico dove assaporare questa specialità. È una sorta di ristorante in cui si affollano non solo locali durante la pausa pranzo, ma anche turisti curiosi di provare questa esperienza. Il loro plov è davvero buono ed è possibile camminare attraverso la loro cucina dove su forni a legna vengono posti enormi pentoloni in cui il riso e gli altri ingredienti cuociono. Un esercito di persone è indaffarato a rimescolare gli ingredienti o a sminuzzare centinaia di chili di carne per guarnire i piatti. Nella cucina si prepara anche il pane in enormi forni tanduri, e la temperatura dell'ambiente in cui operano gli addetti può facilmente arrivare ai 60 gradi. Ci procuriamo la nostra porzione di riso e prendiamo posto in uno dei tavoli all'aperto per assaporare questa specialità uzbeka. Terminato il pranzo, con una breve corsa in taxi raggiungiamo l'edificio che ospita l'Università Islamica di Tashkent. Qui si trova il mausoleo di Yunus Khan con il suo pregevole portale d'ingresso in stile timuride.
Nel giardino interno si trovano altri due mausolei minori ed una piccola moschea. Il mausoleo di Kaldir Gakbi presenta un curioso tetto a punta. Lo Sheikh Antaur è invece sormontato da due cupole turchesi. Oltre alle sepolture, il mausoleo contiene un tronco d'albero che, secondo la leggenda, fu piantato da Alessandro Magno. Appesantiti dalla digestione del plov da poco mangiato e sopraffatti dal calore del primo pomeriggio, decidiamo di riposarci un po' e di spostarci con la metropolitana. Questo ci offre l'occasione per visitare con poco sforzo una delle attrattive di Tashkent. Le stazioni della metropolitana sono di per sé un'attrazione turistica a cui merita dedicare attenzione. Proprio come in altre città dell'ex Unione Sovietica, alcune stazioni presentano una elegante architettura e di solito celebrano un personaggio storico o un tema particolare. Kalklar Dostligi, vicino al Palazzo dell'Amicizia, presenta interessanti medaglioni alle pareti. La stazione di Pashtakor, il cui nome significa coltivatori di cotone, ha pareti decorate con mosaici di fiori di cotone. I colori blu e turchese ricordano gli edifici storici dell'Uzbekistan. Mustaqillik Meydoni è una delle più iconiche ed assomiglia decisamente ad una classica stazione in stile sovietico. Le sue colonne, il suo soffitto e le sue lampade gli conferiscono un aspetto austero e maestoso. Kosmonavtlar è una delle più originali della metropolitana di Tashkent. Questa stazione è dedicata ai cosmonauti uzbeki e sovietici. Le pareti della piattaforma sono decorate con lunghe strisce blu scuro che sfumano verso il bianco. Sono presenti medaglioni dedicati a diversi cosmonauti e personaggi legati all'esplorazione dello spazio. Si possono trovare Yuri Gagarin e Valentina Tereshkova, il primo uomo e la prima donna nello spazio. Altri medaglioni raffigurano il programma sovietico di esplorazione spaziale Interkosmos ed ancora altri personaggi come Galileo o Ulug Beg. La stazione Alisher Navoi è dedicata a questo antico poeta e scrittore. Il design orientale presenta cupole sul soffitto e decorazioni che mostrano scene tratte dalle poesie di Navoi. Ghafur Gulum presenta colonne verdi e un soffitto con fori circolari. Nella stazione di Tashkent colonne e pareti in marmo rosa sono sormontate da capitelli e decorazioni sui toni del blu. Bodomzor merita una visita per la volta con disegni geometrici ispirati all'architettura araba. Lampade particolari e sgabelli coordinati danno un tocco futurista. Verso l'ora del tramonto prendiamo un taxi e ci facciamo portare in un parco cittadino che è considerato la Disneyland dell'Uzbekistan. Magic City, aperto nel 2021, è un moderno parco di divertimenti che promette intrattenimento per tutte le età. Dai bambini alle famiglie, alle coppie e ai turisti. Le sue stradine su cui si affacciano edifici che richiamano gli stili di diverse città ed ambienti europei sono animate da una profusione di ristoranti e bar in cui soddisfare ogni esigenza gastronomica. Vi è un enorme specchio d'acqua con fontane alla cui estremità si trova un castello dalla tipica foggia disneyana e con una torre alta 60 metri. Oltre il castello si apre una vasta area verde che circonda un ampio stagno. Piccoli ponti collegano le rive con delle isolette artificiali ed offrono l'occasione per delle rilassanti passeggiate. È anche possibile noleggiare per pochi euro dei pedalò e attraversare lentamente lo specchio d'acqua per una esperienza in un ambiente decisamente kitsch ma tutto sommato piacevole. Scesa la notte, Magic City ospita spettacoli quotidiani di luce, musica, fontane danzanti e fuochi d'artificio. Ogni mezz'ora si ripete lo spettacolo dei giochi d'acqua al ritmo della musica e questa è l'occasione che bambini ed adulti aspettano per avvicinarsi allo specchio d'acqua prospiciente il castello e scatenarsi con selfie, fotografie e filmati.
La mattina seguente raggiungiamo la stazione meridionale di Tashkent. L'Uzbekistan possiede una efficiente rete ferroviaria percorsa anche da treni ad alta velocità che collegano le principali città del paese. Tra queste, anche quelle che rappresentano le classiche destinazioni turistiche come Samarcanda, Bukhara e Khiva. Ed è proprio con un treno ad alta velocità che ci apprestiamo a raggiungere la prossima tappa. Dopo circa 2 ore e mezza di viaggio attraverso un territorio desolato e bruciato dal sole estivo, arriviamo a Samarcanda. Punto focale della Via della Seta, la città sorgeva al crocevia delle strade che conducevano in Cina, India e Persia e portavano in città mercanti e artigiani. Il Registan è sicuramente l'area più iconica di Samarcanda. In passato era la piazza principale della vita sociale della città in cui si svolgeva il mercato ed i più importanti eventi sociali. Le tre madrasse che chiudono i suoi lati furono costruite tra il XV ed il XVII secolo e resero il Registan di Samarcanda il più maestoso dell'Asia centrale. All'inizio del XX secolo gli edifici erano in rovina. Successivamente è stata intrapresa una radicale ricostruzione con l'obiettivo di recuperare il loro splendore storico. La madrassa Sherdor si trova sul lato destro ed è la più particolare a causa del mosaico principale del suo portale. Questo mosaico difatti ignora la tradizione islamica che proibisce la rappresentazione di esseri umani e animali. Mostra 2 leopardi con un sole sulla schiena a forma di volto mongolo, che danno ciascuno la caccia a un cervo. Un'altra caratteristica della madrassa Sherdor sono le sue bellissime cupole turchesi poste ai suoi lati. L'interno della madrassa segue lo schema tipico di tali costruzioni e offre la disposizione delle camere degli studenti su 2 livelli ed intorno al cortile centrale. Le sale di lettura comuni erano in genere situate ai 4 angoli. Le pareti interne che si affacciano sul cortile sono ricche di decorazioni a mosaico e piastrelle che presentano motivi geometrici, motivi floreali e scritte coraniche. Questa madrassa era priva di una moschea interna e si ritiene che i suoi studenti hanno molto probabilmente pregato in una moschea che una volta si trovava qui accanto. La madrassa Sherdor fu costruita tra il 1619 e il 1636 per ordine del governatore di Samarcanda Yalan Tush Bakodur. Questo edificio è uno dei simboli del Registan e dell'arte uzbeka di Samarcanda in generale. Sul lato sinistro del Registan si trova la madrassa di Ulug Beg. Essa è la più vecchia delle 3 che qui si affacciano. Ulug Beg, nipote di Tamerlano, ne ordinò la costruzione a partire dal 1417 quando era governatore di Samarcanda. L'altezza del suo portale è di oltre 10 metri ed è il doppio dell'altezza del resto delle pareti. Il cortile interno misura 40x30 metri e ha 2 piani che ospitavano le stanze degli studenti. Anche qui, secondo la tradizione di questi edifici, le sale di lettura e delle conferenze erano ubicate ai 4 angoli. Oggigiorno, le vecchie stanze degli studenti sono occupate da commercianti che vendono sciarpe di seta e lana, vestiti tipici uzbeki, cappelli e altri souvenir. Situata tra le 2 precedenti, la madrassa Tilia Kori occupa il 3° lato della piazza. Fu l'ultima ad essere costruita nel Registan, e la sua edificazione avvenne a partire dal 1646 per ordine di Yalan Tush Bakodur. Tuttavia egli morì intorno al 1655 quando ancora l'edificio era in costruzione, cosicché la sua edificazione non fu mai portata a termine. Contrariamente alle altre 2 madrasse del Registan, la Tilia Kori non ha aule per le lezioni e per le conferenze ma presenta solo un piano in cui si trovavano i dormitori per gli studenti. L'impressionante cupola turchese che oggi possiamo apprezzare fu in realtà terminata dai restauratori sovietici. Il lato ovest del cortile centrale è occupato dalla grande moschea congregazionale. Probabilmente questa moschea è stata utilizzata da tutti gli abitanti di Samarcanda e non solo dagli studenti.
Le decorazioni interne sono mozzafiato. Le pareti e la cupola della sua sala di preghiera sono di una ricchezza sbalorditiva, con intricate decorazioni e motivi in cui spiccano il blu e l'oro. All'interno è allestito un piccolo ma interessante museo. Oltre a manichini che raffigurano i personaggi del tempo, vi sono vecchie immagini che ritraggono il Registan prima della ricostruzione. Un prezioso Corano ed altri oggetti d'epoca sono custoditi all'interno di alcune teche. Ci spostiamo ora di qualche chilometro e raggiungiamo la collina di Afrosiyob, ove la prima città di Samarcanda fu costruita. In cima alla collina si trova l'osservatorio astronomico di Ulugh Beg. Questo personaggio storico era un grande astronomo le cui misurazioni erano molto accurate. Pubblicò il primo catalogo stellare dopo l'epoca di Tolomeo e le sue opere astronomiche sono state pubblicate in Europa insieme a quelle di astronomi europei successivi come Tycho Brahe o Halley. Ulugh Beg ordinò la costruzione di questo osservatorio nel 1420 quando era governatore di Samarcanda. Per poter effettuare misure di grande precisione, aveva bisogno di un sestante ad ampio raggio, ma l'edificio preposto ad ospitarlo avrebbe dovuto essere troppo alto per i materiali da costruzione disponibili all'epoca. Si decise allora di costruirne la maggior parte sottoterra. Ciò che rimane del sestante è ancora oggi visibile. Sopra l'osservatorio vi era un edificio cilindrico a tre piani con un tetto orizzontale dove potevano essere installati gli strumenti di misura. Nei pressi vi è oggi un interessante museo con spiegazioni storiche e scientifiche sull'osservatorio e sulle conoscenze tecniche all'epoca di Ulugh Beg. Discendendo il versante della collina, dopo circa un chilometro si incontra il sito del mausoleo del profeta Daniele. La leggenda narra che in una delle sue campagne militari in Persia, Tamerlano si imbatté nella tomba del profeta Daniele. Egli si impadronì delle spoglie e le trasferì a Samarcanda per ottenere la protezione del profeta sulla città. Leggenda a parte, c'è il fatto che pur essendo un edificio modesto, questo sito è da secoli meta di pellegrinaggio. A renderlo unico sono le dimensioni del sepolcro lungo ben 18 metri. C'è chi sostiene che in tal modo si volesse celare il punto esatto della sepoltura e chi invece sostiene che le ossa del profeta continuavano col tempo ad allungarsi obbligando così ad adeguare la misura del sepolcro. Continuando a discendere la collina, si giunge al museo di Afrosiyob. L'edificio assomiglia ad un ufficio amministrativo sovietico e seppur piccolo è molto interessante. I reperti di maggior rilievo sono i murales di Afrosiyob esposti nella sala centrale. Noti anche come i dipinti degli ambasciatori risalgono al 650 d.C. e furono scoperti nel 1965. Si pensa che questi murales decorassero la sala di una residenza privata. Raffigurano le terre confinanti con l'Asia centrale. Cina, Persia e India sono rappresentate dai loro ambasciatori. Altre stanze espongono vasellame ed altri manufatti appartenenti alla cultura Sogdiana. Una cultura che si sviluppò in questa regione storica dell'Asia centrale, comprendente gli attuali Uzbekistan meridionale e Tagikistan occidentale e che ebbe il suo apice tra il V e l'VIII secolo d.C. Il sito archeologico è proprio dietro il museo. È un'area molto vasta e se non si è degli esperti è difficile capire qualcosa su quella che era l'antica Marakanda che conobbe Alessandro Magno. La città originaria sorse qui intorno al VII secolo avanti Cristo e dopo che Genghis Khan la rase al suolo i sopravvissuti si stabilirono nella pianura sottostante. Poco distante si raggiunge uno dei siti più affascinanti di Samarcanda. Lo Shah Zinda. L'ingresso avviene attraverso un monumentale portale che conduce ad una scala.
Si tratta di una necropoli mozzafiato costruita tra l'XI ed il XV secolo, anche se la maggior parte delle meravigliose tombe che oggi possiamo ammirare è stata costruita a partire dal XIV secolo. Lo Shah e Zinda è in pratica un viale fiancheggiato da mausolei eretti su ogni lato. Molti di essi sono davvero impressionanti per bellezza e ricchezza delle decorazioni, ed in alcune parti la strada che si incunea tra di loro è piuttosto stretta e rende difficile comprendere quanto grandiose siano le strutture. Si può entrare in molte di queste tombe che in alcuni casi presentano un interno molto sobrio se non addirittura spoglio, mentre in altri casi le decorazioni tolgono letteralmente il fiato. Lo Shah e Zinda cominciò ad assumere la sua forma attuale quando Tamerlano e poi Ulugh Beg decisero di seppellire i membri della loro famiglia e le persone da loro preferite. Dopo essere sopravvissute per oltre 7 secoli senza particolari interventi, molte delle tombe sono state sottoposte nel 2005 a un controverso restauro e buona parte dei mosaici e delle piastrelle di maiolica che si possono oggi vedere non è originale. Fatto sta che il trovarsi al cospetto di queste strutture, pur con la consapevolezza che non rispecchiano fedelmente la magnificenza originale, stupisce ed affascina comunque ogni visitatore. Dopo tutti questi mausolei, un cancello conduce al cortile nord, circondato da tombe e moschee sui restanti 3 lati. Qui si trova il cosiddetto complesso di Qusam ibn Abbas, un predicatore arabo che visitò Samarcanda nel 676 per predicare l'Islam e che qui morì. Lo Shah e Zinda iniziò a crescere proprio intorno alla tomba di Qusam ibn Abbas e alle tombe del cortile nord. Qui si trova anche il complesso Tumanaka, costruito da una delle mogli di Tamerlano all'inizio del XV secolo. Questo complesso comprende una moschea con un ambiente elegante e fini decorazioni. Lo Shah e Zinda è anche un'importante meta di pellegrinaggio e di preghiera, perciò occorre entrarvi mostrando rispetto per i fedeli e con un abbigliamento discreto. Terminata la visita, ripercorriamo a ritroso il viale dei mausolei per raggiungere l'uscita. Intorno allo Shah e Zinda, alla base e sul versante della collina prospiciente, si trovano numerose lapidi e sepolture che fanno parte dei cimiteri ebraico, musulmano e sovietico. Proprio ai piedi della collina di Afrosiyob, si trova la moschea Hazrat Izer con una bella facciata e un elegante minareto. La prima moschea su questo sito fu costruita poco dopo l'invasione araba dell'VIII secolo ed era quindi una delle più antiche di Samarcanda. Recentemente, il mausoleo dell'ex presidente Islom Karimov è stato aggiunto al complesso. Ciò ha reso il sito un luogo di pellegrinaggio non solo religioso, ma anche un posto dove qualsiasi cittadino si può recare per rendere omaggio alla figura del primo presidente dell'Uzbekistan indipendente. Il cortile interno è circondato da un porticato sorretto da colonne in legno ed i soffitti sono riccamente decorati. Da qui si ha una bella vista sulla moschea di Bibi Khanim, che ci apprestiamo ora a visitare. La moschea di Bibi Khanim è uno dei capolavori del Rinascimento Timuride. Con il suo immenso portale di ingresso, era una delle più grandi moschee del suo tempo. Oggi potrebbe addirittura ospitare tutta la popolazione maschile di Samarcanda per la preghiera del venerdì. Questa moschea fu costruita tra il 1399 e il 1405, ma fin dall'inizio l'edificio ebbe diversi problemi strutturali a causa delle sue dimensioni e della fretta con cui venne realizzato. Nei decenni seguenti si susseguirono costanti lavori di restauro che tuttavia ad un certo punto furono interrotti. La moschea divenne così lentamente una meravigliosa rovina.
Il cortile interno contiene un enorme leggio di marmo per un gigantesco Corano. Un altro imponente portale chiude il cortile sul lato opposto all'ingresso. Da questo portale si entrava nella moschea principale, ma allo stato non è possibile accedervi. Gran parte degli interni sono ammalorati e pericolanti e la pressoché totalità delle decorazioni è andata perduta. Ai lati del cortile si trovano due moschee più piccole e una di esse ha ancora gli interni originali decorati coi toni del bianco e con fasce recanti scritte in caratteri arabi. Proprio dalla parte opposta della strada si trova il mausoleo di Bibi Khanim. L'interno presenta una bella volta, delle nicchie e delle pareti decorate sui toni del bianco, blu e d'oro. Le tombe vere e proprie sono nel seminterrato. Scendendo alcuni gradini si accede al piano inferiore ove si possono vedere le lapidi al di sotto di una struttura ad archi in mattoni. Il mausoleo è dedicato alla madre di Bibi Khanim e ad altre donne della sua famiglia. La struttura originaria risale al XIV secolo ed è stata restaurata nel 2007. Proprio nelle immediate vicinanze si trova il Siyob Bazar, il più grande bazar della città. Può meritare una breve visita per immergersi nell'autentica quotidianità di Samarcanda. Al suo interno, centinaia di commercianti vendono pressoché ogni genere di prodotto. Può costituire anche l'occasione per una breve sosta ristoratrice e per assaggiare qualche prodotto del posto. Ci spostiamo ora di qualche chilometro e andiamo a visitare un altro complesso di monumenti. A poca distanza dal Registan si raggiunge il parco Amir Temur e poco oltre si incontra il mausoleo Ruobod. Ospita la tomba del mistico islamico e teologo Sheikh Burhan al-Din Sagarji. Intorno si trovano i resti di una madrassa di cui si è conservata soprattutto l'entrata. Oggi i locali sono occupati da negozi di souvenir che contrastano decisamente con il misticismo del luogo. Qui si trova anche una moschea costruita nell'Ottocento e tuttora funzionante. Si tratta di un importante luogo di culto di Samarcanda situato in un angolo tranquillo della città. Il suo cortile e l'ampia area ombreggiata che si trova attorno alla moschea ne fanno un luogo assai frequentato dai musulmani. Ma l'edificio più importante di questa zona è senza dubbio il Ghurri Amir, ossia il mausoleo di Tamerlano. Il monumento si distingue per il suo sontuoso portale e per la sua caratteristica cupola azzurra scanalata. Secondo la leggenda, quando nell'inverno del 1405 Tamerlano morì improvvisamente di polmonite in Kazakistan, i passi per raggiungere la sua città natale erano bloccati dalla neve e quindi il suo corpo fu sepolto qui a Samarcanda e posto in questo mausoleo. La caratteristica più impressionante è la sua sala d'oro dove si trovano le tombe di Tamerlano e dei suoi parenti. Pareti e cupola presentano una intricata decorazione in cui domina l'oro. Al centro vi è la lapide di Tamerlano e a sinistra quella di Ulug Beg. Si narra che quando nel 1941 l'antropologo sovietico Gerasimov aprì le cripte, trovò sulla tomba di Tamerlano un'iscrizione che più o meno recitava così: chiunque aprirà questa tomba sarà sconfitto da un nemico più terribile di me. Il giorno dopo la scoperta, Hitler attaccò l'Unione Sovietica. Alle spalle del Ghurri Amir si trova un altro mausoleo che merita una visita. Il mausoleo Hak Sarai fu costruito nel 1470 per ospitare le spoglie di altre persone appartenenti alla grande famiglia Timuride di Tamerlano. L'interno è riccamente decorato, ma si tratta di pitture piuttosto recenti. La decorazione originale è stata quasi completamente perduta. Tramite alcuni ripidi scalini si può scendere nella cripta in cui si trovano alcune lapidi. Con l'arrivo dell'oscurità, il Registan offre uno spettacolo di suoni e luci incantevole. Centro nevralgico della Via della Seta, Samarcanda dal VI all'VIII secolo crebbe tanto che contava più abitanti di quanti ne abbia oggi.
Nel 1370 Tamerlano decise di fare di Samarcanda la sua capitale, forgiando una città nuova e quasi mitica. Divenne così epicentro culturale ed economico dell'Asia centrale. Il declino di Samarcanda iniziò nel XVI secolo, quando gli Shaibani di Uzbeki salirono al potere e trasferirono la capitale a Bukhara. Per diversi decenni la città rimase praticamente disabitata. La sua rinascita arrivò solo con i russi, che la costrinsero ad arrendersi nel maggio 1868 e vent'anni più tardi la collegarono all'impero russo con la ferrovia transcaspiana. Dalla metà del Novecento è stata avviata una imponente opera di rivalorizzazione dei suoi monumenti che l'ha portata allo splendore che oggi possiamo ammirare. Una escursione giornaliera che si può compiere da Samarcanda è quella che porta a Shahrisabz, città natale di Tamerlano. Lungo il tragitto, si può fare una sosta dove alcune bancarelle offrono ninnoli che richiamano un western tedesco del 1973 intitolato Apache che fu girato in questo luogo. Le formazioni rocciose presenti sono quelle che si vedono nel film, ma oggi sono ricoperte dai graffiti lasciati dai fidanzati uzbeki. Dalla collina si ha un'ampia veduta sui brulli rilievi e un piccolo Luna Park con giochi piuttosto datati è allestito per i più piccoli. Proseguendo il tragitto si raggiunge il passo di Tata Karasha, situato a circa 1800 metri sul livello del mare. Da qui si gode una bella vista sui rilievi e sulla pianura circostante. Questo passo non è sicuro per autobus e camion che devono prendere un'altra strada ed affrontare un percorso decisamente più lungo. La strada scende infine a valle, ed in poco più di un'ora e mezza si raggiunge Shahrisabz. Qui possono essere visitate interessanti testimonianze del suo glorioso passato. Il complesso Dorat Tilyavat, con la grande moschea Kok Gumbas, è il primo che incontriamo. La moschea con la sua cupola blu è l'edificio più importante di questo complesso e fu costruita da Ulugh Beg nel 1437 quando era governatore di Samarcanda. Il nome Kok Gumbas significa cupola azzurra ed è quanto mai appropriato. La sua decorazione interna è molto piacevole e armoniosa. Un altro edificio con due cupole racchiude il mausoleo di Sheikh Shams ed-Din Kulial, tutore spirituale di Tamerlano e di suo padre. Questo mausoleo fu portato a termine da Tamerlano stesso nel 1374. All'interno si trovano altre tombe, ma non si sa se qualcuno vi sia stato effettivamente sepolto. Nel cortile si trovano anche una fontana per le abluzioni e un piccolo minareto. Ad un centinaio di metri si trova il complesso di Dorhus Siyodat, la necropoli reale dei Timuridi. Una porta di legno introduce in una stanza sotterranea denominata Cripta di Tamerlano. Denominazione impropria, visto che il suo corpo si trova a Samarcanda. La stanza è occupata da un sarcofago ricavato da un'unica pietra. Lo stesso Tamerlano ordinò la costruzione di questo complesso dopo la morte del suo figlio prediletto e il principale edificio rimasto è proprio l'alta e diroccata tomba di quest'ultimo che morì a 22 anni. Nella parte settentrionale del complesso si trova la moschea di Hazrati Imam. L'edificio è stato costruito nel XIX secolo ed è ancora un centro religioso attivo. La gente del posto è infatti solita venire qui a pregare. Questo è anche il luogo in cui riposa un altro figlio di Tamerlano, mentre gli altri suoi discendenti sono sepolti con lui nel Gur e Amir di Samarcanda che già abbiamo visto. Poco oltre, in quello che un tempo era il centro del palazzo, si trova un imponente monumento dedicato a Tamerlano. La statua è piuttosto recente e non è nulla di speciale, ma gli uzbeki amano scattare qui le foto anche per i loro album di nozze. Proseguendo la visita di questo sito, raggiungiamo la Madrassa Chubin.
Il modesto e sobrio edificio fu costruito tra il XVI e il XVIII secolo dopo la caduta dell'impero timuride. Oggi, questa madrassa ospita un piccolo museo sulla storia di Shahrisabz e sulla figura di Tamerlano. Le stanze espongono alcuni reperti archeologici, nonché un modellino e delle cartine che riproducono tutto il regno di questo importante personaggio storico. Dall'Egitto a Kashgar in Cina, fino ai suoi protettorati tra cui Kiev e Mosca. Sono esposti anche alcuni antichi manufatti buddisti e zoroastriani che risalgono a parecchi secoli prima di Tamerlano. Giungiamo così ai resti più impressionanti, ossia quello che rimane del Palazzo Aksaray o Palazzo Bianco. Questo era l'enorme palazzo reale che Tamerlano costruì nella sua città natale. Oggi rimane solo la meravigliosa porta d'ingresso al palazzo. Era alta 50 metri ed era in origine affiancata da due minareti di 65 metri ora andati persi. La costruzione dell'Aksaray iniziò nel 1380, quando Tamerlano stava estendendo il suo impero. Gli artigiani provenivano da molte province e lavorarono per 24 anni per erigere ed abbellire il palazzo. Sebbene quasi interamente perduto, quel che rimane di questo edificio dimostra che poteva rivaleggiare con qualsiasi costruzione di Samarcanda quanto a magnificenza. Anche se si può rimanere un po' delusi nel vedere queste sparute rovine, si deve però pensare che gli edifici storici di Samarcanda sono stati ricostruiti nel secolo scorso, mentre quello che si vede qui a Shahrisabz è originale. Nelle vicinanze dell'Aksaray si incontra la piccola madrassa Abdul Shukur Agalik. La costruzione risale al XIX secolo e presenta un portico con colonne di legno intagliate e soffitto dipinto. Poco oltre si trova il Bazar Chorsu con la sua cupola in mattoni. Questo bazar è stato costruito nel XV secolo, anche se nel corso del tempo ha subito diverse modifiche. Terminiamo dunque la visita di questo sito che è patrimonio mondiale dell'UNESCO dall'anno 2000. Ripercorriamo la strada a ritroso per rientrare a Samarcanda. Attraversiamo nuovamente il passo di montagna Tata Karasha, dove vi sono molti luoghi autentici in cui mangiare. Gli abitanti del posto e financo gli abitanti della più distante Samarcanda sono soliti venire qui nei giorni di festa per pranzare e per sfuggire dalla calura che attanaglia la pianura. Il Kattatosh Tandir è uno dei ristoranti più rinomati della zona. Famiglie del luogo e turisti vengono qui e si sistemano ai tavoli o su dei grandi divani per gustare la specialità del posto. La carne cotta nei forni tanduri. Quintali e quintali di carne vengono posti in questi forni in terracotta e lasciati cuocere per ore, per poi essere serviti con tè verde, insalate, cipolle marinate e l'immancabile pane uzbeko. Non si può certo definire il luogo elegante, ma senz'altro è una esperienza da provare. Tornati a Samarcanda verso il tardo pomeriggio, facciamo una breve pausa in hotel per recuperare le energie. Niente di meglio che un aperitivo sulla terrazza dell'albergo da cui si gode una spettacolare vista della madrassa di Ulug Beg e della madrassa Tilia Kori illuminate dalla calda luce del tramonto. Per la cena prenotiamo un tavolo in un ristorante che si affaccia proprio sul Registan. La location è decisamente più raffinata rispetto a quella in cui avevamo pranzato, e cenare qui è senz'altro il modo migliore per accomiatarsi da Samarcanda. È giunto il momento di lasciare la città e di muovere verso la prossima destinazione. Le fortezze dell'antica Khorasmia furono costruite come sistema difensivo contro i nomadi delle steppe. Vennero realizzate dagli antichi Khorasmiani, un popolo persiano che era zoroastriano e parlava una lingua ora estinta.
Si trovano sul limitare del deserto del Kizil Qum e qui il paesaggio è davvero mozzafiato. Nei pressi della prima fortezza che raggiungiamo si trova un campo di yurte che in realtà è una sorta di hotel per i turisti che sono alla ricerca di un'esperienza diversa. Il campo ha elettricità, lampade con sensori di movimento, un ristorante e servizi igienici. Non è certamente il posto più confortevole in cui soggiornare ed è più costoso di un albergo vero e proprio, ma l'esperienza del tramonto e dell'alba nel deserto e di una notte in yurta è innegabilmente insolita e seducente. L'Ayaz Qala è in realtà un complesso di tre fortezze e la più grande è situata in cima ad una collina di un centinaio di metri che domina il territorio circostante. Una passeggiata in lieve salita di circa un chilometro conduce ai resti di quella che probabilmente era una città fortificata. Sbattuta dai forti venti del deserto, la fortezza oggi denominata Ayaz Qala 1 ha resistito per molti secoli fiera ed inattaccabile testimone di molti eventi che hanno avuto luogo in questa terra. Il suo nucleo originario risale alla fine del IV o inizio del III secolo a.C. In questo periodo la regione della Corasmia era diventata indipendente dalla Persia e l'Ayaz Qala faceva parte di una catena di fortezze che proteggevano gli insediamenti agricoli dagli attacchi dei nomadi. Data la sua posizione elevata, i nemici e gli invasori risultavano essere più vulnerabili ai contrattacchi dall'alto. L'incessante azione dei venti e del tempo ha rovinato in gran parte la costruzione di cui oltre ad un tratto delle mura esterne rimangono comunque ancora dei passaggi ad arco che correvano lungo il perimetro della fortificazione. Dall'alto delle mura si può apprezzare a 360 gradi il desolato panorama circostante e da qui è possibile avere una visuale su un altro forte che faceva parte di questo complesso. Il muro esterno misurava fino a 10 metri di altezza ed era spesso 2 metri e mezzo. La fortezza sembra essere stata in uso fino al I secolo d.C. e potrebbe essere servita come rifugio per la gente del posto fino al periodo altomedievale. Oggi però non rimane molto da visitare all'interno delle mura. Lasciamo questa fortezza e ridiscendendo la collinetta ritorniamo al campo di yurte. Da qui, un paio di chilometri di strada consentono di arrivare al forte Ayaz Qala 2. Una ripida rampa di qualche centinaio di metri permette di raggiungerne la base. Aggirando le mura erose dal tempo ma di cui ancora se ne può apprezzare la possenza, si trova un ingresso tramite il quale è possibile accedere all'interno. Ayaz Qala 2 fu rinvenuta nel 1939 da un archeologo russo e venne datata al I secolo d.C. La sua posizione, alla cima di una collinetta conica di circa una cinquantina di metri, la rendeva difficile da espugnare. Dall'alto è visibile un agglomerato di basse costruzioni anch'esso provato dal logorio del tempo e del vento. Ci spostiamo ora di una quarantina di chilometri e raggiungiamo un'altra fortezza. Toprak Qala o Città della Terra è ritenuto uno dei resti più preziosi e maestosi dell'antica Corasmia. La fortezza fu scoperta, al pari dell'Ayaz Qala, dall'archeologo e storico Tolstov. Fu rinvenuta un'area molto vasta che includeva una cittadella ed un lussuoso castello circondato da un imponente muro difensivo e da torri quadrate. La città antica era così grande che il suo territorio comprendeva 10 quartieri con circa 200 edifici commerciali e residenziali. Ogni quartiere era poi suddiviso in nuclei minori in cui si trovavano santuari e locali di artigianato. Si stima che più di 2500 persone vivessero nella città, metà delle quali lavoravano nella residenza del palazzo. Durante gli scavi, gli archeologi hanno notato che anche le abitazioni dei cittadini comuni erano decorate con immagini artistiche in stile ellenistico, il che la dice lunga sul livello culturale raggiunto da queste genti. Il castello era il nucleo della città antica e fu la residenza dei re di Corasmia del II e III secolo d.C.
Il palazzo era probabilmente alto fino a 40 metri e consisteva di 150 stanze decorate con sculture e dipinti. Gli scavi del castello di Toprak Kala fecero scalpore e produssero una ricchezza di materiale assai interessante che condusse alla conclusione che nel III secolo d.C. la città fosse la fiorente capitale dell'antico regno di Corasmia, che fosse un centro culturale molto importante e che le strade e le abitazioni fossero così ben progettate che Toprak Kala poteva a buon titolo essere chiamato il regno della geometria. Lasciamo anche questo sito e ci spostiamo di qualche chilometro. Kizil Kala è un'altra delle fortezze della Corasmia. Eretta tra il primo ed il secondo secolo d.C., è ancora in buone condizioni anche se i lavori di restauro della sua parte inferiore le hanno tolto un po' del suo antico fascino. La parte interna della fortezza è costituita da due piani. Il primo piano è stato scavato poco ed è coperto con un soffitto a volta che oggi costituisce la superficie di terreno su cui poter camminare. Probabilmente al di sotto vi sono vari corridoi e stanze tra loro collegati. Durante lo scavo dello strato superiore, è stato trovato un gran numero di manufatti quali piatti smaltati, lampadari di origine cinese, frammenti di lampade in bronzo riccamente decorate, ceramiche per la casa, gioielli ed altro ancora. La struttura ha una forma sostanzialmente quadrata e misura poco meno di una settantina di metri per lato. Gli angoli sono stati orientati verso i punti cardinali e le facciate sono alte fino a 16 metri. Due torri rettangolari sporgevano al centro delle mura ed ospitavano delle stanze. La fortezza è contemporanea a quella di Toprak Kala e fu occupata fino al IV secolo prima di essere abbandonata. Dopo aver percorso strade accidentate ed aver vagato un po' alla sua ricerca, raggiungiamo la fortezza più antica e insolita della zona. La Khoi Krilgaan Kala è un edificio a pianta circolare che secondo gli archeologi era anche un tempio pagano e un osservatorio. Oggi non si vede più un granché di quello che era nel passato, ma l'esistenza di questa fortezza è documentata fin dal IV secolo a.C. Il sito venne distrutto intorno al 200 a.C., ma in seguito fu ricostruito e formò parte di un insediamento che durò fino al V secolo d.C. Ha destato in ogni caso curiosità tra gli archeologi il fatto che il sito fosse di forma circolare anziché quadrata. Circostanza senza precedenti in Corasmia. Lasciamo questo luogo e andiamo a visitare un'altra importante città che era situata lungo l'antica Via della Seta.